Buongiorno, con oggi vorremmo iniziare una serie di appuntamenti in puro stile anglosassone di presentazione di quella che è la squadra in senso dei giocatori, in quello che è il campionato, perché a molti sia dei tifosi che della stampa sono giocatori poco conosciuti, un campionato poco conosciuto. E quindi vorremmo cominciare a dare queste informazioni prendendo degli spunti proprio da quello che è dentro la vita nello spogliatoio, quindi le caratteristiche dei giocatori, quindi il modo di allenare, quindi cercare di dare un'informazione che sia più ampia possibile per la stampa e per i tifosi, in modo che la domenica siano consapevoli della qualità del lavoro che si è fatto, della qualità degli schemi che si mettono in campo, di tutta una serie di situazioni che probabilmente solo dall'aspetto esteriore, quindi guardando la partita, magari non si possono evincere. In questo momento storico, dove veniamo da una rifondazione, quindi partiamo da un campionato che, come ripeto, ai più è sconosciuto, e abbiamo una rosa di giocatori molto giovani, ma di grande prospettiva, quindi noi abbiamo ritenuto opportuno che lo staff tecnico, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, con l'allenatore Alessandro Mastonicola, sia a disposizione per qualsiasi tipo di informazione che non sia proprio solo della partita, ma anche tutta una serie di informazioni che possono essere utili per identificare quello che è il nostro lavoro, quello che sono gli obiettivi della squadra, quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, quindi a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Saranno appuntamenti, non dico settimanali, ma ogni 15 giorni avremo piacere di dare quest'ulteriore informazione al di là di quello che potete vedere durante le sedute degli allenamenti e le partite. Quindi questo è il primo appuntamento, e credo che sia anche uno dei più importanti, perché abbiamo una rosa nuova di zecche, un campionato nuovo di zecche da affrontare, quindi questo è quello che vorremmo fare per dare un supporto a tutti, alla stampa e ai tifosi. Da un punto di vista fisico, io sono contento del lavoro che abbiamo fatto queste due settimane. I giocatori hanno risposto bene ai carichi di lavoro, e cosa molto importante, per adesso non abbiamo avuto nessun problema serio dal punto di vista fisico, che è molto importante. E è ovvio che siamo in mezzo alla preparazione, siamo in un punto dove abbiamo un picco di carico di lavoro, molti sono ancora leggermente affaticati, e diciamo che la migliore condizione la raggiungeremo per già dalla partita di Coppa, ma per la prima di campionato penso che i giocatori staranno tutti bene dal punto di vista fisico. Diciamo che per la Coppa già staranno abbastanza bene. Abbiamo concentrato la maggior parte del lavoro nelle prime due settimane, e è ovvio che abbiamo avuto dei giocatori che sono arrivati un po' dopo da noi, sono aggregati in ritardo, quindi qualcuno potrebbe avere bisogno ancora di qualche giorno in più per essere al meglio. Però insomma, noi vogliamo farci trovare preparati fin dalle prime partite ufficiali, quindi sono sicuro che la squadra starà già bene dalla Coppa. Sì, io ho 25 anni, e sono di Rimini, sì, e l'anno scorso ero sempre qua con Mastro, ho lavorato i primi mesi con la Beretti, poi quando mister Accori è venuto qua non c'aveva il preparatore, e ho avuto insomma l'opportunità di lavorare con lui per qualche mese. Aspetta, scusa, un discorso importante da non sottovalutare: la sua esperienza all'estero, in Scozia, all'Ibernia, quindi una squadra di Serie A scozzese, quindi Championship, sì, Serie B. Quindi
quindi ha maturato un'esperienza. Io ero lì per la specialistica e ho vinto un placement con l'Hibernian, lavorare con la prima squadra e gli under 20, e praticamente sono stato lì 12 mesi. E non è proprio una borsa di studio, comunque sia l'opportunità di lavorare con lo staff atletico di Edimburgo, The University of Edinburgh. Sì, io ho studiato Edimburgo, sì. Perché diciamo che il corso è molto buono, è prestigioso e volevo fare un'esperienza all'estero. Sì, equivale a preparazione atletica il mio corso specialistico. No, siamo a un punto della preparazione discreto, non siamo né avanti né in forma strepitosa come probabilmente è giusto che sia in questo momento, ma non siamo neanche così indietro nonostante siamo partiti in ritardo rispetto ad altre squadre. Non stiamo trovando neanche tanta difficoltà nella amalgama del gruppo perché probabilmente tanti giocatori si conoscevano tra di loro e forse non avevano mai giocato insieme, quindi ecco, stiamo andando sulla strada soprattutto della conoscenza. È chiaro, poi il lavoro fisico da parte di Filippo e il lavoro tecnico cerchiamo di farli insieme il più possibile proprio per cercare di ridurre i tempi e quindi arrivare alle partite ufficiali, non dico al 100%, ma al massimo vicino alla forma. Quindi sono contento di questi giorni, stiamo cercando di metterci dentro tutto quello che è possibile metterci dentro, ma senza correre perché le cose vanno assimilate per bene, quindi se c'è da tornare indietro di un giorno si torna indietro di un giorno piuttosto che andare avanti senza aver capito, senza aver inteso determinati sistemi o determinate cose. Mi aspetto un passettino davanti rispetto a mercoledì, voglio vedere dei miglioramenti su delle cose che abbiamo già visto stamattina, che erano riferite alla partita di mercoledì, quindi spero e sono convinto che i ragazzi in questi due giorni abbiano la possibilità e devono avere la possibilità di assimilare quelle cose che ci siamo detti stamattina, quindi voglio vedere ovviamente sia un miglioramento da parte fisica e ovviamente sia un miglioramento da parte tecnico-tattica, quello se non ci dovessero essere miglioramenti probabilmente o qualcuno non ci segue e questo non lo, tra virgolette, non lo perdoniamo a nessuno o siamo noi che stiamo andando un po' più veloce e quindi rallenteremo, ma non credo che sia così, credo che e sono convinto dei miglioramenti che troveremo e delle meno difficoltà che troveremo, considerando sempre che andiamo ad affrontare una categoria superiore, quindi una squadra buona che è formata da un gruppo già base dell'anno scorso. Qualcuno comincerà a mettere qualche minuto in più sulle gambe, già l'abbiamo fatto mercoledì, qualcuno ha fatto 60 minuti, quindi consideriamo che ci avviciniamo alla gara di Coppa dove abbiamo solamente 3 cambi, quindi sicuramente metteremo altri minuti sulle gambe. Sì, ma il mister lo sento abbastanza spesso, insomma, era deluso, ovviamente come tutti sapete quanto lui ci tenga a Rimini, quindi deluso per tutte le vicissitudini, però contento per me e mi ha fatto un grosso in bocca al lupo, ma quello lo davo per scontato, insomma, di stare tranquillo e di fare quello che so fare. No. Perché
perché secondo questo modulo l'ho scelto perché secondo me mi dà molte soluzioni in attacco, centrocampo e in difesa. È un modulo completo. Qualsiasi zona di campo si gioca la palla, noi dovremmo essere in superiorità numerica su, contro qualsiasi altro modulo. È un modulo, se vogliamo, un po' più complicato rispetto agli altri, ma non è così difficile come si possa pensare. E soprattutto è un modulo che, secondo il mio modo di vedere, mi fa coprire il campo bene in tutti i reparti. Sì, noi ci alleneremo tutti i giorni e quando riterremo opportuno anche due volte al giorno, proprio perché non possiamo permetterci, uno, il tempo che abbiamo già perso e quindi lo dobbiamo recuperare più in fretta possibile, e comunque sia poi siamo a Rimini, quindi Rimini va seguita e va allenata in un certo modo. È una squadra che è stata sempre o quasi nei professionisti, io il calcio lo intendo professionismo a qualsiasi livello, e quindi la società è stata d'accordo fin da subito. Tutti i ragazzi e i giocatori che abbiamo preso, è stata forse la prima cosa che gli abbiamo detto, che qui ci si vengono trattati, e tutti quanti, compreso me, veniamo trattati da professionisti, e quindi è giusto che ci si dedichi il più tempo possibile a questo sport. No, io mi trovo bene come mi sono trovato con Luca D'Angelo, anche perché Alessandro l'ho conosciuto e poi l'abbiamo avuto come giocatore. Volevo dire che lo voglio anche ringraziare perché mi ha dato questa possibilità di ritornare in una piazza dove io sinceramente ci ho lasciato dei ricordi bellissimi. Ho lasciato una città che ho imparato a conoscere e non mi sono dimenticato. Ho avuto la possibilità di incontrare tante persone vere e poi nello stesso tempo ho avuto la possibilità di incontrare tanti tifosi che mi hanno sempre riconosciuto un grande affetto. Io devo soltanto ringraziare la società che mi ha chiamato, Alessandro che ha creduto in me nel chiamarmi, e poi la città che anche questa volta mi ha accolto, la mia impressione, in un modo molto, molto bello. Ecco, io devo ringraziare. Io ho fatto 6 anni a Rimini, 6 anni dal 2008... No, 2009 fino al 2013, quando praticamente l'ultimo anno con Luca. No, con Vice di Angelo ho fatto 3 anni, perché noi abbiamo fatto anche gli allievi nazionali con Luca e abbiamo fatto 2 anni di prima squadra. No, 3 anni di prima squadra. Ho fatto 4 anni, chiedo scusa. 4 anni con l'altro, quindi uno degli allievi? Sì. No, l'altro 2 è il settore giovanile, sì. No, assolutamente. Io ho finito con Rimini e praticamente non ho fatto più nulla, al di là di tenermi in contatto un pochettino con i giocatori che ho conosciuto. E ho cercato di andare a vedere un po' di partite, mi tenevo in contatto sempre con Luca D'Angelo, così per avere degli scambi di idee, ma niente di particolare. Diciamo che io ho lasciato Rimini e sono ricominciato di nuovo, io ho ricominciato di nuovo con Rimini. Certo, noi puntiamo anche a quello, a non tralasciare nulla. L'abbiamo detto dal primo giorno che l'obiettivo è vincere, e quindi per poter vincere non dobbiamo lasciare nulla al caso, compreso gli allenamenti. Sappiamo che le altre squadre si allenano la sera, sappiamo che non si alleneranno tutti i giorni, però noi non possiamo permetterci di fare passi falsi, quindi se vuol dire stare al campo 2 volte al giorno, noi staremo al campo 2 volte al giorno, quello è poco ma sicuro.
Sì, la rosa. No, non deve arrivare più nessuno, la rosa è al completo. Con Bonaventura abbiamo chiuso il mercato. Poi ovviamente se la società con Roberto, Pietro decidono di indirizzarsi su qualche innesto dove vediamo che possa ovviamente darci una mano, allora quello lo valutiamo tutti insieme, però al momento siamo... Non siamo a posto, ma allo stesso tempo siamo sempre con le antenne dritte, proprio perché se ci dovesse capitare l'occasione, considerando che noi siamo Rimini, quindi probabilmente tanti ragazzi vorrebbero venire da noi, però ecco, non è che possiamo anche lì né sbagliare, né vogliamo sbagliare, né vogliamo prenderli tanto per prenderli, insomma. Valeriano è qui con noi, che si sta allenando. Deve dimostrare di essere quello che ho conosciuto io diversi anni fa, deve dimostrarlo a me, deve dimostrarlo alla società, deve dimostrarlo a se stesso. E la strada, almeno in questi giorni, che ha intrapreso mi sembra quella giusta, però ecco, a me ancora non basta, quindi è lì che deve stare sul pezzo se vuole avere quest'altra occasione, che forse l'ultima occasione della sua vita, nonostante sia comunque giovane anche lui. Ceccone è un altro ragazzo che si aggregherà fra una settimana, 10 giorni, anche lui è un ragazzo che vuole giocarsi probabilmente la sua ultima chance, verrà ad allenarsi con noi, si giocherà le sue carte con noi, viene da un infortunio, è un ragazzo che comunque è uscito dal settore giovanile di Rimini passando poi per la Primavera di Bologna e che ha fatto anche qualche campionato di Serie D fino a avere un grosso infortunio, ecco lui ginocchio, quindi anche lui vuole mettersi in gioco e però lo stesso deve dimostrare a tutti e in primo a se stesso di voler fare o provare a rilanciarsi. Io con i tifosi ho avuto fortunatamente sempre un buon rapporto, forse solamente il primo anno che sono arrivato qui, ma ormai si parla di un bel po' di anni fa. Poi mi sono guadagnato la stima e voglio continuare a guadagnarmela, non mi accontento di quello che sono stato per loro, devo dimostrare in altre vesti quello che posso fare, sono contento del loro appoggio, ne conosco tantissimi e tantissimi so che mi sostengono, però ecco, comunque sia, devo continuare a dimostrare e voglio dimostrare a loro che siamo qui per fare solamente bene. Sono contento di come ha risposto il pubblico a queste prime uscite, non me lo aspettavo, sono veramente felice, credo che questa squadra non si lascerà mai sola, lo so, io lo conosco il riminese ormai abbastanza bene, so che è borbottone, borbotta, è musone per certi versi, però allo stesso tempo c'è un entusiasmo che è impressionante, quindi sono contento perché loro ti caricano, però siamo noi che dobbiamo ancora di più trascinarli dalla nostra parte. Sì, sono convinto che loro saranno già lì a pensare e a organizzare le trasferte. Non sono neanche trasferte lunghe, quindi... Come ho letto da qualche parte, qualcuno andrà a far la mangiata della domenica, ecco, sono convinto che... Sì, però... No. Ma io non credo ci dovrebbero essere problemi, però insomma... Spero che si muovano in tanti, però andiamo... Ad Argenta il campo, la tribuna mi sembra grande, a San Piero un po' più piccola, ma si troverà il posto, insomma, per far posto ai tifosi. Qual è il tuo punto di vista?
Ma è così, è così. C'è delusione. Io penso che come l'ho vissuta io da riminese l'hanno vissuta i tifosi forse ancora di più. Io l'ho vissuta da dentro, tutta questa vicenda, no? E il tifoso è normale che sia deluso da... Cioè, ha gioito fino al 30 maggio, ha gioito per una salvezza forse inaspettata e poi ha passato 2 mesi d'inferno, D, eccellenza, C, tutte le cose che comunque sono state dette e ridette. C'è scetticismo perché ci si aspettava la dita, sono quelle cose che ormai secondo me non vale neanche più la pena tirarle fuori. Si è voltato pagina, è una società nuova, una società riminese, con gente riminese, con gente che vuole bene a Rimini Calcio. Non ha preso il Rimini in eccellenza perché vuole il male del calcio, probabilmente ha preso il Rimini in eccellenza perché vuole bene a Rimini. E finalmente, dopo un po' di anni, la squadra con questo nuovo progetto vuole essere consegnata di nuovo veramente alla città. Questi incontri che prima diceva Roberto sono fatti anche per questo, far conoscere i ragazzi, ma anche noi stessi, alla gente, non solo sotto il profilo calcistico, ma anche sotto il profilo umano. Noi abbiamo fatto la squadra e le cose che ci siamo detti ovviamente erano sul ragionamento tecnico di un giocatore, ma siamo andati alla ricerca anche dell'uomo. Ecco, questo noi vogliamo, che questa città, questa squadra sia la squadra della città. Quindi il tifoso, la gente deve conoscere chi sono i ragazzi che vanno in campo, criticarli quando c'è da criticare, applaudirli quando c'è da applaudirli, ma conoscerli. No, ovviamente non sta solamente ai tifosi, sta anche a loro farsi conoscere dalla città. L'ho fatto io quando sono arrivato qua, che comunque sono stato messo qui, nel senso che sono arrivato qui, non ero ben visto inizialmente, non avevo fatto neanche bene quell'anno lì, sicuramente. Quindi poi mi hanno adottato, pian pianino hanno cominciato a conoscere la persona e poi io sono stato lì a lavorare e poi il lavoro ha portato i suoi frutti e ho cominciato a conoscere gente fuori, mi ha valutato prima come uomo, poi come giocatore e quindi è nato questo rapporto. Io ormai qua ci vivo è questo quello che dobbiamo fare. La squadra deve essere la squadra della città, non una squadra a sé che allenamento, casa o il primo bar che va a prendersi un caffè magari ad Ancona. No, la squadra è della città, i giocatori devono essere un gruppo tutto unito con la città. Se si fa così si risorge e si va molto molto lontano. Cose che mi sono piaciute è comunque la ricerca del palleggio, del fraseggio, anche se ovviamente in alcune circostanze è stato molto lento. E quindi quella è già una cosa su cui dover lavorare. Mi è piaciuta subito ovviamente la prova di carattere, subito rimontare immediatamente lo svantaggio in tutte e due le occasioni. E mi è piaciuta comunque tenere testa a una squadra che era partita 20 giorni prima di noi e che al momento sicuramente è superiore a noi. Quindi vuol dire non mollare, credere di portare a casa il risultato in ogni circostanza. Ah, sicuramente le cose che non mi sono più piaciute sono i 2 gol presi, ovviamente, ma su quello già abbiamo lavorato stamattina. Sono cose fortunatamente su cui si lavora, quindi secondo me il lavoro è fondamentale. Lavoro e le soluzioni ai problemi si trovano. Diciamo, i primi di settembre sarà pronta la sede sociale nuova, che è qui in via 20 settembre. Avremo una sede importante, perché abbiamo preso una sede ampia dove ci sarà anche uno spazio per un corner per le interviste all'interno della sede, quindi ci sarà una cosa e sarà una sede aperta anche al tifoso. Via 20 settembre.
Se non mi ricordo, non ti ricordo il numero, no? Sì, dove c'è il computer discount, da quelle lì. Abbiamo preso una palazzina, una bella sede, ampia, molto grande, quindi sarà aperta anche ai tifosi, quindi ci sarà un angolo anche per le interviste, quindi abbiamo piacere che sia ci sia un interscambio, anche che la gente possa venire dentro, ci saranno determinate cose. Non vogliamo rimanere arroccati all'interno del castello, ma abbiamo scelto quella zona lì apposta perché è agevole per poter venire anche a leggere il giornale, a guardare, quindi tutta una serie di informazioni. Poi davo un'ultima cosa così per dare la ciliegina sulla torta. Noi quando siamo partiti abbiamo fatto un po' di pantomima, abbiamo visto diversi allenatori: Tizio, Caio, Sempronio, la stampa, viene Bardi, viene quello, viene quell'altro, destra e sinistra, ma noi all'interno, e Mastro lo sa, all'interno del nostro gruppo la prima scelta è stata lui. Però per dare la pluralità a tutta quanta la cosa abbiamo fatto delle valutazioni, ma la prima scelta è sempre stata su uno staff che più giovane di così non ci può essere, dopo c'è solamente quelli dalla scuola calcio. Però abbiamo reputato che fosse il momento giusto, il momento opportuno e la squadra giusta e la squadra opportuna per partire con un nuovo progetto che secondo me, io parto, perché io sono venuto qui perché mi è stato prospettato un progetto a medio-lungo termine, quindi questo gruppo qui nelle nostre intenzioni dovrebbe arrivare i professionisti, quindi e nel più breve tempo possibile. Quindi non ipotizzo che l'anno prossimo non c'è Mastro Nicola, c'è Pasquale, l'anno prossimo c'è Tizio, che è sempre no. Come la squadra, noi andremo a impostare una squadra che sarà 7, 8, 6, 7 o 8 undicesimi pronta per la D l'anno prossimo. Quindi il progetto è strutturato, non è un progetto mordi e fuggi. Quindi questo deve essere chiaro. Nonostante ci saranno delle difficoltà in giro e durante il campionato, cose di questo genere, non mettiamo in discussione cambio quello, no, mami, no. Questo è un progetto che il nostro patron ha detto 5 anni, ma noi contiamo di col lavoro, ma con questo gruppo, a meno che non succedano degli stravolgimenti dopo, questi noi possiamo, però questo è il gruppo che ci dovrà portare nei professionisti. Quindi un grande in bocca al lupo e spero che la città ce lo faccia proprio con tutto il cuore, un grande in bocca al lupo, perché finalmente vorremmo fare un altro tipo di calcio e non quello sparagnino di tutte le cose. C'è un obiettivo, si va avanti, senza nessunissimo tipo di problema, di gelosie, di quel cosa. Non andiamo avanti per il nostro obiettivo. L'ottimo sarebbe vincere il campionato quest'anno, fare una bella consolidamento della Serie D l'anno prossimo con una squadra competitiva e poi vedere come va, ma con questo gruppo di lavoro, perché se no io vengo da un calcio anglosassone, cose di questo genere qui, loro non possono ipotizzare di ripartire da capo tutti gli anni, arriva lui, poi vado io, poi viene lui, non si costruisce niente così, niente. Perché arriva lui, quello che ho fatto io non gli va bene, e ricambia giocatori, no, basta. Come i soldi non sono tantissimi, sono sicuri, sono belli, ma non sono tantissimi, dobbiamo ottimizzare su queste cose qui. Abbiamo puntato su questo gruppo, compreso me, perché potrebbero anche dire, dai, vai via, compreso me, dobbiamo supportare questo gruppo fino alla fine, specialmente nei momenti di difficoltà. Se le vinci tutte, ragazzi, siamo tutti bravi, capito? Ma ci saranno anche i momenti di... Io mi ricordo i primi anni, le prime partite di De Meis in Serie D, era già da cambiare tutta la rosa le prime 4-5 partite, eh? Sì, no, ma anche le prime partite, sì, di Coppa Italia, cioè, cambia calma e sangue freddo. Oltretutto siamo partiti da zero, non c'era neanche pallone, abbiamo dovuto scegliere neanche pallone, quindi tutto lì. C'è stato di supporto. A me carica ancora di più. Se mi avessero detto vieni a fare l'allenatore, dai,
ti salvi, l'ultima giornata va bene uguale, probabilmente avrei detto di no. Non c'è soluzione, c'è un unico obiettivo, lo so, sono straconvinto di poterlo raggiungere e sarà così. Non posso pensare ad allenare una squadra e dire vabbè, quello che viene viene. No, io alleno, fortunatamente alleno il Rimini e il Rimini è la squadra da battere. Io ce l'ho bene in testa. I ragazzi me lo sentono ripetere ogni giorno, qualche giorno mi diranno che hanno capito. Quindi io sono, fortunatamente sono stato un vincente nella mia vita, soprattutto qui a Rimini, e voglio continuare ad esserlo, per me, per i ragazzi, per la società e per la città.